L'almanacco Topolino, nel corso della sua storia, ha avuto diverse incarnazioni. La versione storica della rivista, quella più nota ai lettori, esordì nel gennaio del 1957 e concluse la sua corsa dopo oltre 300 numeri, per poi venire ripresa in varie occasioni più avanti nel tempo. La storia però della storica almanacco Topolino è leggermente più complicata di così, ed è proprio questa storia che cercherò di raccontarvi utilizzando come supporto fisico la mia collezione degli almanacchi. La prima rivista ad avere il titolo di almanacco Topolino fu una serie di 5 albi uscita tra il 1937 e il 1939. Proponeva a sommario una selezione di daily strip uscite più o meno contemporaneamente con la rivista italiana. In alcuni casi la distanza era di poche settimane, in altri anche un paio di anni. Per avere un'altra rivista di formato, diciamo così, comic book, bisogna attendere il 1946, quando esordiscono gli Albi d'Oro. Questa è una testata che esce con cadenza settimanale, che però non si occupa solo di fumetti disneyani, ma anche di altri personaggi trattati dalla casa editrice dell'epoca, la Mondadori. Un esempio di albo d'oro disneyano è Paperino Chiromante, il 60° albo della serie, uscito nel luglio del 1947. La versione che vi mostro l'ho acquistata a un Cartoomix ed è pressoché perfetta, motivo per il quale sospetto di essere di fronte a una delle copie anastatiche realizzate nel 1995 da Camillo Conti. Fu proprio all'interno di questa serie degli Albi d'Oro che fecero ritorno gli Almanacco Topolino. All'inizio con due speciali, uno diciamo così invernale, il primo dei quali uscito nel gennaio del 1947, e l'altro estivo, aveva infatti il titolo di Almanacco Topolino Estivo, il primo a luglio di quell'anno. Tra Almanacco invernale e Almanacco estivo uscirono alla fine all'incirca una quindicina di albi. Poi gli Albi d'Oro vennero chiusi e sostituiti, a partire dal gennaio del 1957, proprio dall'Almanacco Topolino, che incominciava con un nuovo numero 1. La testata, a partire dal 337 del gennaio del 1985, però cambia nome, diventando Mega Almanacco. Oltre al cambio di nome, però, abbiamo anche un cambio di formato, fogliazione e sommario. Infatti, mentre prima l'Almanacco Topolino proponeva storie uscite nei comic book statunitensi, oppure ancora realizzate da autori italiani o su soggetti propri o a partire da soggetti proposti dalla Disney americana, con il Mega Almanacco abbiamo una riduzione del formato che passa appunto dal comic book alla americana a quello tascabile alla Topolino, mentre il sommario viene riempito da storie di produzione brasiliana, oppure scandinava più avanti nel tempo, oppure appunto provenienti dallo studio Disney. Inoltre, la fogliazione aumenta di brutto rispetto alla versione Almanacco Topolino. Della versione storica dell'almanacco io colleziono una manciata di numeri, per lo più recuperati grazie ai classici banchetti dei libri usati. Alle mie spalle vi ho messo un paio di esempi, il numero 261, che propone una copertina a tema astronomico, in cui abbiamo un topolino che cerca di fare l'astrofilo, e la copertina del 335, il penultimo numero ufficiale di questa serie. Se alla prima copertina sono legato per motivi abbastanza evidenti, visti i miei interessi scientifici, la seconda copertina, che presenta anch'essa un'illustrazione di Marco Rota, relativa alla storia di apertura Zio Paperone e Rottami Spaziali, magari, prima o poi, potrei dedicare un video specifico proprio alla storia, presenta anche un altro legame un pochino più personale. All'epoca, infatti, mia nonna faceva la pulizia di scale e stanze di alcuni uffici e ogni tanto mi portava con sé. E, per tenermi buono, una volta mi acquistò proprio quell'almanacco Topolino. La testata ebbe altri tre cambi di nome e un cambio di formato. Nel 1992, con il numero 424, diventa Mega 2000, per poi diventare Mega 3000 con il numero 596 del 2000. L'ultima trasformazione avviene quindi nel 596, quando la rivista diventa Mega e ritorna al formato originario, quello in stile comic book.
e in questa versione che conclude le sue pubblicazioni con il numero 613, datato gennaio 2008. Delle versioni da Mega Almanacco, Mega 2000 e Mega 3000 ho in collezione alcuni numeri sparsi, per lo più acquistati in edicola, giusto per avere magari in quel periodo qualcosa da leggere. Il motivo di questi acquisti piuttosto rari era essenzialmente dovuto al fatto che, sommario alla mano, la rivista non presentava alcun interesse, alcun appealing. Diverso invece il discorso con l'ultimo pezzo della vita editoriale della rivista, Mega. In questo caso il ritorno al formato comic book fu un elemento che spinse all'acquisto. Inoltre le copertine utilizzate fino al 601 erano delle illustrazioni che Giorgio Cavazzano aveva realizzato per il mercato francese. Poi c'era anche un cambio all'interno dei redazionali. I numeri infatti venivano accompagnati da articoli che in generale presentavano un personaggio particolare, quello su cui si concentravano le prime storie dell'albo di solito, e poi un articolo su una storia in particolare, articolo che poi andò a scomparire, più o meno a partire dal 602, se la memoria non mi inganna. L'assenza dell'almanacco Topolino però in qualche modo si sentiva e quindi, nonostante l'uscita dei numeri del Mega Almanacco e seguenti, nel 1999 Disney Italia ripropose la rivista. Nell'aprile del 1999 esordiva quindi una terza testata col titolo di Almanacco Topolino. I redazionali erano realizzati da Luca Boschi e da Francesco Artibani, mentre a sommario venivano presentate storie soprattutto di produzione italiana prese dalla versione storica dell'Almanacco Topolino. In questa sua nuova incarnazione la rivista proseguì per all'incirca 13 numeri a cadenza, se non ricordo male, trimestrale. Due mesi dopo la chiusura di questo nuovo Almanacco Topolino, nel maggio 2002, esordiva nelle edicole italiane Le Imperdibili, che per ispirazione era fondamentalmente identica all'almanacco Topolino che andava a sostituire. Aveva un formato leggermente inferiore e una carta molto più leggera. Inoltre, dal punto di vista redazionale, presentava un unico articolo introduttivo, che poi, con i numeri finali, andò a scomparire. La serie, che come la precedente pescava dall'almanacco Topolino classico, proseguì per 33 numeri. La maggior parte delle copertine erano realizzate da Marco Rota, che poi venne sostituito sui numeri finali da Luciano Gatto. Di queste due riviste posseggo soprattutto Le Imperdibili e appena un paio di numeri dell'Almanacco Topolino. Il motivo è che, almeno all'epoca, nella mia città, Le Imperdibili risultarono, forse per via della cadenza, che in questo caso era diventata bimestrale, molto più facilmente reperibili. E questo, per come era strutturato l'almanacco Topolino di Boschi e Artibani, è in un certo senso un vero peccato. Da settembre 2007, data d'uscita del 33 delle Imperdibili, si restò in qualche modo orfani delle storie dell'almanacco Topolino classico, quantomeno di una loro riproposizione più o meno regolare. Bisogna attendere il 2009, quando arrivò nelle edicole italiane Disney Anni d'Oro, che poi si sarebbe trasformata nei migliori anni Disney. In questo caso, appunto, abbiamo avuto più o meno regolarmente l'uscita di storie tratte dall'almanacco Topolino classico. Per avere invece un albo dedicato alle storie di produzione estera, bisogna aspettare il 2017, quando a gennaio Panini Comics propose in edicola il primo numero di un nuovo mega almanacco, questa volta in formato comic book, ma con la fogliazione del mega almanacco tascabile. A parte quel primo numero con un'introduzione di Valentina De Poli, il mega almanacco era sostanzialmente identico a quello che era il mega almanacco tascabile. La rivista andò avanti per 13 numeri, se non erro, chiudendosi nel 2018. Tutte le copertine erano state realizzate ancora una volta da Marco Rota. Di questa nuova versione del mega almanacco acquista solo il primo numero, fondamentalmente per gli stessi motivi per cui acquistai i numeri sparsi di Mega Almanacco e soci. E finalmente arriviamo il 28 aprile 2021, quando nelle edicole italiane torna con un nuovo numero 1, l'almanacco Topolino. Questa nuova serie vede come copertinista Emanuele Baccinelli, per intenderci il disegnatore degli Urbani Paperi.
I redazionali e il sommario invece sono curati da Luca Boschi e quindi possiamo considerare l'Almanacco Topolino come, in qualche modo, la sua eredità dal punto di vista della critica disneyana. L'albo, tra l'altro, era strutturato con una storia di apertura e di chiusura di produzione italiana, mentre il resto del sommario è costituito da un mix tra storie vecchie, diciamo così, già uscite sull'almanacco Topolino su una qualunque altra sua incarnazione del passato, e altre invece inedite in Italia. Ed è proprio questa versione che mi spinge a dedicare questo video a Luca Boschi, perché in un certo senso, proprio grazie al suo lavoro, alla sua passione, gli articoli che ha scritto per varie testate disneyane come Paperino Mese, i grandi classici Disney, senza dimenticare ovviamente i più, diciamo così, nobili Zio Paperone e maestri Disney, che oggi sono qui a raccontarvi cose sui fumetti Disney oppure a scrivervele sullo Spazio Bianco e altri blog e siti di cui mi occupo. Per cui, con profondo ringraziamento e gratitudine nei confronti di Luca Boschi, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, non mi resta che dirvi saluti a tutti.